video tutorial, makeup tutorial, che era da una vita che non stavo facendo e non vedevo l'ora di rifare insieme a voi. Come potete vedere, ho ispirato stavolta il mio makeup all'acqua marina, ai colori dell'acqua marina, che sapete essere uno dei miei colori preferiti, se non il mio preferito. Tra l'altro, questo video dovevo già farvelo l'anno scorso, me l'avevate richiesto l'anno scorso, ma non ero riuscita a farlo per una serie di ragioni, quindi ho deciso di farlo quest'anno e di mantenere la mia promessa con voi. Se siete nuovi del canale, ovviamente iscrivetevi al canale e suonate la campanellina in modo tale da non perdere nessuno dei miei video e rimanere sempre aggiornati sulle novità. Ma adesso, bando alle ciance, ciance le bande, iniziamo subito con il makeup tutorial. Come potete vedere, la mia base è praticamente già fatta e ho deciso di non farvela vedere perché ho dovuto fare una base un po' complicata, dato che sto avendo dei problemi di psoriasi soprattutto sul mento, quindi se vedete qualcosa di strano è quello. E quindi ho deciso di concentrarmi stavolta solamente sugli occhi per mostrarvi come appunto andrò a realizzare questo trucco acqua marina solamente sugli occhi, e poi vi farò vedere comunque tutto il resto del contouring, delle labbra, e quindi vi farò vedere il trucco, ma partendo ovviamente dalla base già fatta. Quindi, come primo step, come al solito, andiamo a prendere un primer occhi, e io ho scelto questo della NYX, quindi andiamo ad applicarlo su entrambi gli occhi. E andiamo a sfumarlo con le dita. Mentre il primer occhi si fissa la palpebra, vado quindi a definire le sopracciglia e io utilizzo questo della K-Brown, che trovo essere uno dei migliori in circolazione per quanto riguarda la definizione e il riempimento delle sopracciglia. Quindi vado a disegnare le mie sopracciglia, vado a prelevare un po' di prodotto col pennellino che c'è in dotazione e vado a disegnarle. Poi con un gel fissante, ormai lo sapete, io utilizzo sempre questo della Collista, che mi piace tantissimo. Finito questo passaggio, vado quindi a fare la sfumatura dell'occhio e come primo step vado un po' ad opacizzare la mia palpebra con un colore abbastanza neutro, che è Heaven della palette di Too Faced, che è questo colore. E vado a opacizzare entrambe le palpebre. Questo passaggio, tra l'altro, è importantissimo perché dà come una tela bianca su cui puoi andare ad applicare gli altri colori. A questo punto vado a scegliere un colore di transizione da andare ad applicare sopra la palpebra e io ho scelto da questa palette di Caitlyn Hill, che adoro, della Morphe, questo color marroncino molto molto delicato, e lo vado ad applicare proprio come colore di transizione. A questo punto vado a prendere dalla palette della Too Faced che ho utilizzato prima un colore sabbia, che è questo, che è Spotlight, e lo vado a mettere proprio sulla palpebra mobile. Quindi lo vado a prendere con un pennellino e lo vado a picchiettare sulla palpebra mobile. Adesso vado a fare la mia sfumatura verde acqua, che è il pezzo forte di questo trucco, e come primo colore per questa sfumatura vado a prendere dalla palette della NYX la Ultimate Shadow Palette, questo bellissimo color verde acqua, che è veramente veramente bello. Ne vado a prelevare un pochino con un pennellino da sfumatura e lo vado ad applicare nell'angolo esterno dell'occhio. Questa sfumatura vado a prendere un colore più intenso, sempre della palette di Jaclyn Hill, questa,
e vado a prendere questo verde acqua un pochino più scuro, un pochino più intenso, e lo vado a posizionare solo alla fine dell'angolo interno, in modo molto molto delicato. Vado a prendere quindi un pennellino da sfumatore completamente pulito e vado a sfumare il tutto. A questo punto vado a dare un po' di luce alla palpebra, quindi vado a prendere Honey Pot e lo vado a posizionare al centro della palpebra. Quindi vado a riprendere la palette di Jaclyn Hill e vado a posizionare sia nell'angolo interno dell'occhio che sotto l'arcata sopraccigliare questo bellissimo colore, che è un colore molto molto delicato, è un beigeolino molto molto delicato, quindi lo vado a prelevare con un pennellino piatto. Vado poi a riprendere il color verde acqua scuro della palette di Jaclyn Hill con un pennellino angolato. E vado con questo a definire la rima inferiore. A questo punto, per andare ad aprire ancora di più lo sguardo, vado a prendere una matita della Make Up For Ever bianca e la vado ad applicare all'interno della rima inferiore. Come ultimo passaggio per quanto riguarda gli occhi, vado quindi a prendere un mascara e io ho scelto questo della Benefit, che è il Rolled Lash, e vado a definire con questo le mie ciglia. A questo punto vado a coprire un po' di occhiaie in modo tale anche da andare a definire ancora di più il nostro trucco occhi. Quindi vado a prendere in questo caso il mio ormai amatissimo, lo sapete, correttore concealer della NARS nella colorazione Medium Custard e lo vado ad applicare proprio sotto all'occhio nella zona delle occhiaie. Dopo aver applicato il correttore vado quindi a fissarlo con una cipria in polvere traslucida, io uso questa della Essence, la Stay All Day, quindi vado a prelevare con un pennellino piatto la cipria e la vado a fissare lì dove ho messo il correttore in modo tale che il correttore non si sposti più e rimanga e non vada nelle pieghe. Vado a fare quindi un po' di contouring al mio viso e vado a prendere questa palette della Make Up For Ever, che è una palette appunto per il contouring e per lo scalping, e vado a prendere con questo pennellino il colore più scuro, che è una terra fredda, quindi vado a prelevarmi un pochino e vado a scolpire i miei zigomi. Vado infine ad utilizzare questo della Milani, il Baked Blush, il numero 05, che è anche abbastanza luminoso e quindi fa un pochino anche da illuminante, e vado a posizionarlo direttamente sulle gote. L'effetto di questo blush è assolutamente molto molto luminoso, quindi non vado ad applicare illuminanti perché non voglio avere l'effetto di un viso troppo illuminato. E come ultimo passaggio vado quindi a definire le mie labbra, e per definirle ho deciso di utilizzare dei colori abbastanza neutri, dato che comunque già gli occhi erano in primo piano e voglio che rimangano in primo piano. Quindi vado ad utilizzare questa matita della Neve Cosmetics e con questa matita vado a contornare le mie labbra. E infine vado ad applicare questo nuovo rossetto della Essence, che è il Color Boost Vinilicious, che è un liquid lipstick. E lo vado ad applicare
per andare a riempire le nostre labbra.